Carissimi concittadini, come ormai molti di voi sanno, la lista civica Strese Frazioni si ripresenta alle prossime elezioni amministrative di fine marzo e si ripresenta nel segno della continuità con il medesimo candidato a sindaco, cioè il sottoscritto, e anche il medesimo candidato a vice sindaco, Giuseppe Bottini, che con me ha collaborato insieme a tutta la squadra in questi 5 anni di vita amministrativa a servizio della nostra Stresa. Dicevo quindi che la lista e il candidato sindaco e vice sindaco si ripresentano nella continuità, nella consapevolezza di aver dato per ben 5 anni governabilità alla città, stabilità politico-amministrativa, e questo, se ci pensate bene, è già un gran successo rispetto a esperienze amministrative degli scorsi anni. Ebbene, questa stabilità ha consentito di lavorare seriamente, tanto che possiamo con orgoglio presentare un bilancio di fine mandato veramente fatto di fatti e non di parole. Ricorderete come 5 anni fa si era promessa un'attenzione alle cose tutti i giorni. Ebbene, in questi 5 anni abbiamo infatti ben lavorato per dare alla città nuove strade, nuovi marciapiedi, nuova illuminazione, nuovi acquedotti e fognature. Senza però, attenzione, dimenticare le cose di grande respiro per la nostra città. Abbiamo infatti realizzato nuovi parcheggi ed abbiamo avviato le grandi opere attese da decenni. Mi riferisco per esempio al porto che abbiamo recentemente appaltato, alla scuola alberghiera, ma anche alla piscina comunale. Grazie a ciò il volto di Stresa in questi anni è cambiato e penso che sia cambiato in meglio, anche in termini di offerta turistico-culturale. Mi riferisco a eventi e manifestazioni, tanto che la nostra cittadina oggi è diventata, è ritornata anzi a essere, la città guida del Lago Maggiore nel settore turistico-culturale. Questo è un risultato che ci è riconosciuto da tutti, soprattutto dagli altri sindaci del Lago Maggiore. L'esperienza della nostra lista civica ha dato veramente quei risultati tanto attesi dalla popolazione che ha creduto in noi 5 anni fa, e crediamo sia giusto riproporla per i prossimi 5 anni, per dare alla città quella governabilità necessaria per garantire e completare il lavoro iniziato, per completare veramente le grandi opere attese da decenni, per permettere alla nostra squadra di lavorare come ha fatto per questi 5 anni con tanta passione al servizio della nostra città.